Le province di Ancona e Macerata saranno protagoniste del 69° Congresso Nazionale degli Ingegneri d'Italia, che si terrà nei mesi di settembre e ottobre 2025. L'annuncio è stato fatto nei giorni scorsi durante una conferenza stampa presso la Loggia dei Mercanti di Ancona. L'incontro è stato introdotto dai presidenti degli ordini degli ingegneri, Stefano Capannelli e Maurizio Paolini, e ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali coinvolte a vario titolo nell'organizzazione dell'evento. Una bella opportunità per farci conoscere, per far conoscere il nostro territorio, e poi è una sfida di sistema, perché accogliere un evento del genere significa mettere in rete, in squadra, tutte le energie migliori che noi abbiamo per trasmettere quello che noi siamo. Quindi cercheremo di farlo, di aiutare l'ordine degli ingegneri e dei geometri, però cercheremo di farlo in maniera particolare, cercando di mettere insieme tutte quelle che sono le nostre straordinarie peculiarità materiali e immateriali. Siamo convinti di fare bella figura. È un'opportunità che ci apre non solo alla destagionalizzazione, ma ci apre al turismo congressuale, che a causa della carenza di infrastrutture nel nostro territorio non prende piede da tanti anni. Quindi è un'opportunità per fare una riflessione e anche per farci comprendere quelle che sono le nostre reali potenzialità, quindi per acquisire quella consapevolezza necessaria prima di ogni sfida. Le Marche stanno trovando quella legittima ambizione che è l'elemento essenziale per compiere qualsiasi sfida.